Dalle immagini che state vedendo, voi magari state pensando che ci troviamo all'interno di uno stand di musicisti, anche perché la musica è arte, ma anche la foto è arte. E quindi noi siamo all'interno proprio dello stand qui per noi sposi, Mario Pollino, fotografo, che è naturalmente anche musicista, giusto? A tempo perso, sì. E siccome invece noi ci vogliamo interessare del tempo pieno, in questo caso, quello non perso, ma la musica non è mai tempo perso, e infatti vogliamo parlare appunto di Mario Pollino come fotografo e soprattutto qui all'interno di questo stand vediamo un po' quello che è l'arte di Mario Pollino. Sì, io faccio il fotografo ormai da 30 anni, forse qualcosa in più, e ho sempre coltivato questa mia passione per la fotografia e spero che si veda dalle fotografie che vado a proporre o ai servizi che vado a proporre per i signori clienti che si vanno a sposare. Che naturalmente appunto si concentra l'arte del fotografo su foto sicuramente artistiche, ma il momento clou dove bisogna anche dare il massimo è anche il momento del matrimonio soprattutto. E allora, fare fotografie artistiche è una cosa che si fa studiandole, progettandole. Il matrimonio è una questione di pochissimo tempo, in brevissimo tempo devi raccontare una storia che poi rimarrà a loro per tutta una vita. È un compito abbastanza difficile, uno cerca di fare del suo meglio. Perché l'arte del fotografo va avanti, la tecnologia va avanti, però quanto sono belle le foto in bianco e nero? Le foto in bianco e nero ricordano come uno è iniziato in realtà. Io ho iniziato con la vecchia camera oscura, con gli acidi, con tutto quello che c'era là dentro, che è una vera e propria delizia per chi ama la fotografia. Ma una foto in particolare che chiedono gli sposi, o forse un album particolare? Diciamo che l'album particolare, io essendo un fotografo un po' tradizionalista da questo punto di vista, cerco di consigliare tutti su un album tradizionale che conserva il proprio fascino per parecchio tempo e addirittura diciamo che non cadrà mai di moda. Poi c'è qualcuno che ora inizia a chiedere l'album, ora molti chiedono l'album digitale, che io cerco di creare in maniera un po' più meno pomposa possibile, ma più semplice, in maniera tale da valorizzare di più la fotografia e non da valorizzare, che so, effetti digitali o roba del genere. E dove troviamo Mario Pollino? Mario Pollino troviamo a Santa Teresa di Riva, numero 246, via Regina Margherita. Perfetto, noi adesso ci facciamo una bella suonata con la chitarra e noi poi continuiamo il nostro giro. A dopo, io tanto suono, eh.